E ciao a tutti, adesso sono Ninja, questo è un nuovo video di Roblox. È la terza volta che cerco di registrarlo, però, cioè, non è possibile. Allora, quest'oggi sceglierete voi un gioco da votare, perché siamo sì su Roblox Award. Serve, è un gioco, cioè, più che un gioco, diciamo, è una zona dove si vota di Roblox. E serve per votare il gioco con il Bloxy, nel senso, un gioco che ha vinto un premio. Quest'anno ho vinto alcuni giochi molto belli, tipo Bed Wars, che ho pure portato, però non è questo quello che ci interessa. E quest'oggi in chat, nei commenti, dove volete, potrete votare i seguenti giochi che appariranno tra pochi secondi sullo schermo, che sono per l'esattezza tutti i giochi che ho portato sul mio canale, cioè Adopt Me, Bed Wars, Island, tutti questi giochi qua molto belli. Però adesso, senza ulteriore indugio, ci vediamo alla fine del video. Primo gioco, Adopt Me. Allora, Adopt Me è effettivamente il primo gioco che ho portato sul canale. Se vi siete persi il video, andatelo a vedere. È uscito praticamente più o meno lunedì scorso, ma non ne sono sicuro. E come funziona Adopt Me? È un gioco roleplay, però alcune persone come me non lo vedono come roleplay, nel senso, sì, è un roleplay, ci sono i vestiti, fate quello che volete, vi vestite e così via. Però se a voi non piace fare roleplay come a me, perché se a me parlate di roleplay, io praticamente non vi parlo più. Perché a me il roleplay non mi piace. Potete pensare come un gioco dove dovete collezionare tutti i pet del gioco e appunto averli tutti quanti con voi. Tipo, esistono più o meno 300 pet quasi, mi sembra, e io ne ho tipo 150, perciò sono più o meno a metà. Quindi sì, funziona così praticamente Adopt Me. Se vi piace, se avete un senso di collezionismo, allora sì, cioè, vi piacerà come gioco. Se invece non vi piacciono i giochi di collezione barra roleplay, no, non fa per voi il gioco, meglio che non lo votate. Però, boh, scegliete voi. Come vi ho detto prima, potete votare scrivendo nella classifica qui accanto oppure nei commenti, perché se vedete questo video dopo potete anche commentare. Però adesso passiamo subito al secondo gioco. Universal Time, gioco bellissimo, per ora quello che ha avuto più views nel canale tra i 6 video di Roblox. Allora, devo dire la verità, a me non è che fa impazzire come gioco. Nice. Perché sì, è un bel gioco anime. Undertale non è anime, ok, però sì. Ci sono anche alcuni personaggi, mi sembra, di One Piece in giro, ma non ne sono sicuro perché non ho visto One Piece. Però per ora è quello che mi è piaciuto di più. Però dalla votazione di questo video può sempre cambiare tutto quanto. Perciò, ehi, votate il gioco che vi piace di più. Vi do un consiglio: non votate appena esce il vostro gioco preferito oppure quello che conoscete. Ma aspettate tipo che arriva fino alla fine, tipo nel senso, sono 6 giochi, ve l'ho già detto, che ho portato. Aspettate tipo che arriva verso il quarto, quinto e vedete che non ci sta nessun altro gioco che vi appassiona. E a quel punto allora sì, potete dire non mi piace nessuno, allora voto questo perché è il mio preferito per ora. Però decidete bene perché non è che votate tutti i giochi, c'è uno solo, ok? Quindi al prossimo gioco, che non mi ricordo nemmeno io qual è. Come terzo gioco abbiamo Blox Fruit, che è praticamente il. Sì, siamo a metà dei giochi, siamo al terzo esattamente. Come funziona Blox Fruit? Allora, sappiamo tutti quanti come funziona Blox Fruit. Blox Fruit è un gioco che mi piace un sacco perché si possono raccogliere dei frutti tipo questi qua, tipo questo qui mi piace, l'avevo prima di Buddha. E si possono fare raid, tante cose. Puoi farmare gettoni per cambiarti razza. Puoi fare raid alla fabbrica. Puoi farmare la cosa principale. E tipo con Buddha puoi diventare gigante, ma ogni frutto ha un suo potere. Ci stanno l'Haki, che è tipo un potere, l'Haki dell'osservazione che mi permette di schivare i colpi. E sì, si possono fare tante cose. Adesso divento piccolo perché non voglio diventare grande. E si puoi fare un sacco di cose. Tipo se sei. Questo qui può essere pirata o marine. Pirata, fai le cose normali e ti attacchi tra i pirati e hai una ciurma. Marines invece, prendi le taglie. I Marines non si attaccano, hanno più soldi e possono avere più esperienza. Però i pirati. Cioè, è più bello essere pirata perché i Marines non fanno niente di divertente. Poi una cosa bellissima che si può fare su questo gioco è giocare a scacchi. Sì, puoi andarti qua e giocare a scacchi. Però questo gioco ve lo consiglio. Allora, a me piace il primo mare, è brutto. Questo qui è il secondo. Mi piace soprattutto perché puoi fare tante cose diverse. Però è un pochettino lento. Non lo so, a molte persone piace il gioco più giocato di Roblox.
Non lo so, votate voi. A me invece come gioco, sì, vi dico se è il mio gioco preferito, no, però potrebbe esserlo, vi dico soltanto questo. E come preavviso, il prossimo gioco è un gioco che riguarda Minecraft, perciò al prossimo gioco. Penultima parte del video, mi scuso per il rumore, però non ci riesco a fare niente. Siamo alla penultima parte che è il, diciamo, non dico il mio gioco preferito, però prima ci giocavo abbastanza tempo. Mi piace come gioco, sì. Io giocherei ancora. Allora, ci vorrei giocare ancora. Il problema è che non ci gioca nessuno a questo gioco. Quindi, da solo è un pochettino noioso. Però, se lo voterete in abbastanza persone, si può fare anche un sacco di cose. Perché ci stanno un sacco di farm da fare, costruzioni assurde, giganti. Cioè, si può fare di tutto su sto gioco. Quindi, se lo voterete, sono felice, sì, perché ci si può fare tante cose. Adesso passiamo all'ultimo gioco, che è uscito ieri praticamente il video, perciò andatevelo a vedere dopo questo. E siamo finalmente all'ultimo gioco del giorno. Non torno su l'Innovation Game, Roblox Innovation Game per fare l'altro, ma ce la farò direttamente qua. Perciò, allora, Bedwars è un gioco molto bello. Ispirato a Minecraft, sì, però con dinamiche del tutto nuove. Tipo lo zainetto che abbiamo usato proprio ieri, che ci riduceva il danno. Kit assurdi come Trinità, che è davvero bello. E cose varie. Allora, ogni più o meno 3 mesi aggiornano il gioco. Nel senso, fanno una nuova stagione con nuovi kit. Il pass costa un po', però lo potrei anche comprare. E per questo video è tutto. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Spero che avete votato tutti quanti. Cioè, spero che avete votato tutti quanti. E speriamo anche che il gioco sia bello perché dovrò farci una serie, quindi cioè se mi votate che ne so Pet Simulator, no, dovremmo, non l'ho fatto Pet Simulator, non lo so, non so cosa ho fatto Pet Simulator in questa parte del video, quindi noi ci vediamo in un prossimo video, ciao!